Cari amici, siamo qua a San Pietro in Roma, in Vaticano, e da qui partiamo, facciamo una nuova esplorazione. Benissimo, cari amici, partiamo da qua, dal centro di Roma. Cari amici, eccoci a Marino Laziale e queste sono le antiche cave di peperino, un materiale che si estraeva qui a Marino Laziale in provincia di Roma. Bene. Le antiche cave che anche al di là di queste case continuano, e qua c'è la ferrovia. Difatti quella è la città di Marino Laziale e qua vedete abbiamo la ferrovia, la stazione Marino Laziale. Bene, cari amici. Le antiche cave di peperino. E cari amici, il 30 agosto 2018 da Gennaro Gelmini qui a Marino Laziale, adesso andiamo a incontrare Fabrizio. Ebbene, restate con noi perché faremo vedere gli scorci panoramici più belli. Benissimo, provincia di Roma. Benissimo, cari amici, siamo felicissimi perché finalmente siamo a Rocca di Papa, in provincia di Roma. E siamo qua, Gennaro Gelmini e Fabrizio Ciamplicotti. Salutiamo. Salutiamo youtuber Mauri, capitano Barbadura. Ciao Mauri. Ciao Mauri. Ciao. Che anche lui presto tornerà a Roma a fare belle produzioni video. E saremo quindi in tre poi in futuro, ok? Benissimo. E qui da Rocca di Papa, allora Fabrizio, sei anche tu uno youtuber? Non proprio, però. Fai dei bei video, sì, no? Fai bellissimi video. Raccontaci un po', quindi, un momento, cioè nel senso qualcosa di bello dei video tuoi, della tua arte. Sì. Della tua arte, come te la pensi del fattore artistico su YouTube, video di YouTube? È una bella sensazione, una bella... È bello perché si riesce a stare... Non è più, non è un lavoro, per me è una passione, è un passatempo. Te ne dico una, la cosa bella qual è dei video su YouTube? Che finalmente noi facciamo televisione. Esatto. Allora, la differenza era che una volta noi tentavamo di andare il più possibile in televisione. Esatto. Sai bene, Fabrizio, che era così per tutti noi. Esatto. Ed era una cosa assolutamente difficilissima. Adesso. Quando mai ci portavano in TV a noi? Adesso con l'elemento di YouTube adesso con YouTube abbiamo la possibilità
di fare la nostra televisione, sì, e i nostri amici, invece di seguire una cosa qualunque, seguono i nostri canali. Sì, se volete. Quindi, sì, quindi certo, se volete, se potete, un like, sì, iscrizione, ci farebbe piacere. Perché ci fa piacere? Perché anche questa è arte. È vero, Fabrizio? Sì. Allora anche al canale di Fabrizio Ciampicotti, poi metterò il link sotto il video, in descrizione, certo. E bellissimo, perché? Perché si fa arte. Allora, questo arte. Video, qual è il tema di questo video? L'arte. L'arte. Allora, perché Fabrizio? Perché anche Fabrizio, youtuber, e fa arte. Arte, e quindi, divertimento. Arte, divertimento, sbarbate, far vedere bei posti, sì, di panorami, di bei paesi, come è questo di Rocca di Papa. E poi mancano gli urbex, che ancora no. Però e poi mano a mano anche gli urbex, sì, certamente. Insieme a insieme i bambini che passano, bene? Prego, signora. Prego. Cioè, stiamo un attimino qui, passano le persone. Insieme a Gennaro e a Mauri. E quindi, Gennaro Gelmini, Fabrizio Ciampicotti, salutiamo poi, certo, youtuber Mauri, capitano Barbadura. Ciao, il nostro Mauri. Capitano ha avuto Mauri, e mai lo smetterò di dire perché è giusto, è l'unico che è riuscito a fare gruppo. Ah. Io ti dico, ti garantisco, se non era per Mauri, youtuber Mauri, nessuno di noi riusciva a fare gruppo. Esatto. Perché purtroppo non è assolutamente facile. Io, sì, sfido voi, cari amici, sì, a riuscire a fare gruppo. Sì. Mauri è riuscito a fare gruppo e non è per nulla facile. Esatto. Quindi benissimo, ecco perché si ricalca sul Mauri. Certo, giusto così. E da questo bellissimo posto di Rocca di Papa vi salutiamo per far continuare i video. Io avevo iniziato i video a Marino Laziale, faremo Rocca di Papa, faremo anche un saluto a Marino Laziale, benissimo. E questa rocca, vedete cari amici, qua abbiamo una rocca bellissima, e lì il panorama stupendo che prende tutto il paese. Ebbene, bene, bene Fabrizio, si continua mano a mano questo mano, video. Sì. Bene. Esatto. Ho vedute in vita mia grandi e belle estensioni di paese, in monte, in piano, sui mari, sui laghi, ma una come l'avevo dal balcone della mia camera a Rocca di Papa e che tanto campo offrisse all'immaginazione, alle grandi memorie, al gusto artistico e alla poesia. Non l'ho incontrata in nessun luogo, neppur che le si avvicinasse. Quindi, fantastico, Massimo D'Azeglio è un poeta che qui a Rocca di Papa ha scritto questo in memoria al bellissimo balcone che da qua si gode. Un balcone panoramico che adesso andremo a vedere meglio, e questo dal vecchio hotel, l'albergo Europa, dal quale Massimo D'Azeglio vedeva il panorama, dei begli uccellini, ed ecco il panorama che vedeva Massimo D'Azeglio. Sì. Bene, cari amici, guardate che bello. Fabrizio, mettiti pure lì. Sì, sì. Inquadra. Bellissimo panorama quindi poetico. Massimo D'Azeglio, un poeta, scrittore, guardando questo panorama gli venivano le poesie più belle che si potessero mai scrivere. Fantastico. Possiamo fare l'inquadratura? Sì, facciamo un po' di panoramica. Guardate che bello, cari amici, tutta la valle. Bene. Fabrizio. Bel posto, sì, Rocca di Papa. Bellissimo Rocca di Papa. Facciamo vedere col panorama. Panorama, ecco lì, Rocca Piora, Monte Cavo. Vai. Fantastico quindi. Fantastico, e quindi la ragazzi. Poesia. Fantastico. E quindi
fare poesia guardando le cose belle della natura. Della natura, sì. Benissimo. Bene, cari amici. Benissimo. Cimitero. E si continua, cari amici. In questo punto, sullo scorcio del 1400, precipitando dal monte, il tufo s'arrestò. Il cavaliere che vi passava, invocando la Vergine Santa, dall'atroce morte, illeso restò. E adesso, cari amici, spiegheremo del miracolo della Madonna del Tufo. Ed ecco la Madonna del Tufo che si venera qui a Rocca di Papa. E lì c'è la roccia di Tufo che ai tempi stava crollando su un cavaliere. Fabrizio, sì, ma tutti lì che inquadriamo benissimo, così, così, bene. Guardiamo la scena del miracolo, cari amici. Ecco, un classico. Bene. Bene, cari amici. Qui è... cari amici, Gennaro Giannini, Fabrizio Campicotti, siamo qui a Rocca di Papa, dove si venera la Madonna del Tufo. Il miracolo è che un cavaliere che passava di qui, nel 1400, una roccia di tufo gli stava cadendo addosso. E lui, pregando la Madonna, questa roccia si aprì in due e non lo colpì e la roccia si fermò. E da lì il miracolo della Madonna, la Madonna del Tufo, e da lì questa chiesa. Vedete, alle nostre spalle, una parte di questa roccia che è rimasta lì dove hanno fatto il tempio mareano, dove c'è la statuina della Madonna, anzi la freccia della Madonna, e quindi metà della roccia, l'altra roccia sarà fermata nel punto di quella scritta, e da lì la chiesa. Quindi la testimonianza di fede, cosa servono, Fabrizio, queste testimonianze di fede? A sapere che c'è un qualcosa di oltre, a sapere, esatto, che la vita ci è donata da Dio, sì, e quindi la dobbiamo saper utilizzare in maniera anche per i nostri fratelli. Sì. Chi sono i nostri fratelli? Sono le altre persone, e la testimonianza di fede serve ad avere questa energia, questo impulso a fare le cose bene nella vita, sì, il bello. E noi tentiamo, giorno per giorno, perché ogni giorno c'è una difficoltà, però tentiamo e tentiamo bene, ce la facciamo. Sì. Quali, Fabrizio, quali, che ti viene in mente al momento? Che la fede è l'unica, sì, è l'unica via, l'unica via, la fede è l'unica via che ci può liberare dal male. Sì, si ci libera dal male, sì, e soprattutto ci fa vedere la vita anche in maniera completamente diversa, sì, ci trasforma la vita. Ecco perché tante persone non abbracciano la fede, perché la fede trasforma la vita, sì, e credono di perdere la libertà di una vita, però a una vita va dato un senso. Sì. Quindi dare il senso della fede è dare un senso di vita. Esatto. Allora dare un senso di vita ci vuole per la vita. Sì. Allora chi ha fede
le situazioni che ogni giorno viviamo le vive con più serenità, serenità e attitudine, perché ha una forza in più, una marcia in più. Esatto. Benissimo. La confessione. Se uno si può confessare. Vive proprio la vita straordinaria, comprende l'ostia, l'ostia. Sì, poi anche il fatto di prendere l'ostia sacra, sì. Quindi anche il fatto di seguire le messe, confessarsi, sì. Sono dei valori che purtroppo negli anni si sono persi. Qualche volta reputiamo al fatto che magari non tutto va come dovrebbe. Invece dobbiamo dare qui noi l'esempio per la fede. Allora l'esempio per i nostri fratelli e per la fede. Bello, bellissimo. La fedeltà all'opera di Dio, all'opera di Dio. Sì. Bello, cari amici. La fedeltà, dire a messa, sì, a messa, bellissimo, perché onorare a Dio, certo, sì. Certo. Purtroppo gente. La gente purtroppo non sempre ci crede, però bisogna piacere, bisogna credere. Prendi la videocamera, magari mi prendi un attimo per qua. Così? No, sì, prendila tutta. Con questo? Fai la ripresa. Ah, vedi. E cari amici, ecco a voi. La Madonna del Tufo è tutto. La Madonna dei miracoli, la Madonna ci guida, lasciamoci guidare dalla Madonna. C'ho zoom? Si può avvicinare? No, va bene anche così. Riprendo da qua. Cari amici, la Madonna del Tufo è con noi a guidarci per le opere di pace, per le opere di bene, pensando sempre che siamo fratelli. Fratelli vuol dire pensare agli altri, certo, in un mondo così difficile, ma allora recuperare gli antichi valori affinché troviamo i valori della vita, i valori delle cose belle. La panoramica. Sì, la panoramica. Su questa fantastica chiesa con i santi. Ah, il miracolo del cavaliere. Ecco il cavaliere. Cavaliere. Anche qui il cavaliere che viene salvato dalla Vergine Maria. Qui la Madonna zoomata, ecco, la Madonna del Tufo. Scusate. Beh, qui capita. Si scherza, ma sempre. Allora, si può scherzare, siamo. La fede ci porta gioia. Sì. E quindi se scherziamo un po' è gioia. Il nostro scherzare, il nostro fare così è gioia. E vari momenti di questo miracolo, della roccia che si arresta, si blocca. Cari amici, la gioia della fede. La gioia della fede. Gennaro Gelmini e Fabrizio Ciampicotti, sì, dimmi. La gioia della fede, quindi, sì. E noi purtroppo la gente non è. Non riesce ad apprezzare, esatto, questa gioia. Non ascolta sì. Dio, ascolta sì. Male. Possa. Però invece, ed è questa la vera libertà, la fede sì. È libertà, sì. Perché amare il prossimo è libertà, ma in che senso è libertà? Una sì. Libertà di fratellanza, di fraternità. Sì. Bellissimo. Bene, grazie amici. Bene. Cari amici, qua a Rocca di Papa ti dà il caso di Roma, che sono venuti i profughi. E sì, allora. Per un mondo migliore. Per un mondo migliore, beh. Fatto sta che. Con una grande nave.
una grande nave, ma io ho capito perché si lamentavano. Perché erano 167 su una nave di 18. Quindi allora, 18, sono... allora 167 meno 18, quanto fa? 149. C'erano 149 profughi in più. Perché su una nave di 18 può portare solo 18 persone. Solo 18 persone. Su una nave di 18 erano 167. Da qui è venuto fuori qualche problema. Apposta non ce la faceva la nave, in realtà. Come si faceva? Erano una nave di 18, erano 167. Una nave qua, di 18 persone. Arocchi, Rocca di Papa. Arocchi di Papa. È così, noi la vita la prendiamo un po' come un teatro. La vita dovrebbe essere, Fabrizio, presa molto seriamente. A volte noi la prendiamo più serenamente. Sì. Perché a volte le migliori decisioni, Fabrizio, sì, quando si prendono? Con serenità. Con serenità. Quindi con... risolvere questi problemi, che sia il problema di tutti questi... giustamente, profughi che arrivano, come problema della fede, come tutte queste situazioni vanno risolte come? Con serenità. Allora ecco perché ci permettiamo di fare un po' di teatro, perché tutto va risolto con serenità. Ed erano, ecco qual era il problema, Fabrizio, erano in 167 sulla nave di 18. 167 meno 18 fa 149 di troppi. E una nave può portare solo 18 persone, quella può nave. Portare quella nave lì, può portare 18 persone. Bene, quindi Fabrizio, allora com'è? Facciamo giornata. Mi sono divertito tanto. Prendiamo la vita così, sì, serenamente, è vero? Giornata indimenticabile insieme a Gennaro. Sì, prima sì. Prima volta per me. Non ci volevo credere. Che bello, la giornata, una giornata bella. Prendi un attimo, Matthew. E cari amici, quel bel vento, perché c'è un gran vento. Abbiamo coperto un po' la videocamera, sì. Sperando, mettila così, sperando che non faccia troppo vento, così non si sente il vento nell'audio. E cari amici, la vita va vissuta con serenità. Allora abbiamo scherzato su invece un argomento molto serio. Però ricordatevi sempre, per risolvere i problemi vanno risolti con serenità. Ricordate agli altri non così, ma cioè, ricordatevi che sono nostri fratelli, siamo tutti fratelli. Da questo si può risolvere qualunque problema, perché se vediamo tutti come estranei non risolveremo mai i problemi. Se vediamo tutti come nostri fratelli, allora i problemi iniziano a risolversi. Facciamo un po' di panorama su questo fantastico posto. Se non c'è il zoom, no? Non c'è il zoom. Beh, ma poi sgrana. Facciamo un po' di zoom, cari amici. Ce la sto facendo qua. Sì, poi... Lago Albano, cari amici. Castel Gandolfo, Lago Albano. Ed ecco cari amici, a Rocca di Papa siamo addirittura riusciti a trovare il posto dove vengono ospitati i profughi. Mondo migliore. Mondo migliore. Naturalmente che sia un mondo migliore. Il nostro, la nostra teatralità, il nostro modo di atteggiare, semplicemente un modo teatrale per vedere le cose con più serenità. Sì. Ecco che vedendo le cose con più serenità si riesce a risolvere ogni dilemma. Bella. Lemo? Sì. Ecco, cari amici.
Centro Internazionale di Spiritualità. E ci vuole appunto speranza. Salutiamo quindi, cari amici da Rocca di Papa, Gennaro Gelmini, Fabrizio Ciamplicotti, vi salutano, mettete un like, un'iscrizione se volete, se potete, perché insomma è una cosa bella per chi fa arte, e alla prossima cari amici, bene.